Sì, vai, vai, vai. Buongiorno. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati, lunedì 5 marzo, che lunedì è, intanto noi per... Cos'è questa? C'è già la fisarmonica pronta. Vogliamo rendere omaggio, e poi parleremo anche di altre cose, oggi, anche per alleggerire la giornata di stamattina, è il compleanno di Lucio Battisti. Quindi... Gli dedichiamo una canzone. A te Maggiore ti piaceva Battisti? Sì, a chi non piace? No, per dire, insomma, invece di parlare di risultati elettorali ci si mette Battisti, ci si leva il pensiero, sai, di pronto a qualunque situazione. Quindi il 5 marzo nasceva Lucio Battisti, il grande Lucio Battisti. C'è anche nella giornata di ieri una tragedia che ha sconvolto il mondo sportivo e non solo, quando muore un ragazzo di 31 anni, una bambina di 2, e sto parlando di Davide Astori, che era in camera da letto ad Udine prima di giocare la partita con l'Udinese con la sua Fiorentina, non si è svegliato e se ne va un ragazzo che anch'io conoscevo, ho intervistato, un ragazzo splendido, disponibile, intelligente, mai banale. Per chi fa il nostro mestiere, Gabriele, quando danno risposte scontate, potresti fare un copia e incolla delle risposte che ci danno i calciatori o i tesserati all'interno di un movimento sportivo. Lui non era mai banale. È una tragedia immane, dimostrazione del fatto che anche se si è grandi atleti, super controllati, la natura quando ha voglia di fare gli scherzi li fa, no Gabriele? Sì, ora sul caso di Astori bisogna aspettare anche l'esito dell'autopsia. Sì, però, certo, aveva superato le visite mediche, sì, ho letto anche io dalle agenzie ieri, pochi giorni fa. Prima. Chiaro che però se si è trattato veramente di qualcosa di cardiaco o di altro, lo vedremo. Però il dato è questo. Intanto saluto il vice sindaco Paolo Ghezzi, mi dice: Massimo, mi chiami sempre quando c'è un'alluvione o quando c'è un epilogo così a livello politico, ma no, ma non lo faccio apposta, Elisa fa tutte lei che fa le convocazioni, sì. Non sa chi chiamare, capito? Siccome gli esclude tutti, gli rimango io, diceva forse lui viene perché non è direttamente coinvolto. Quindi... Noi avevamo l'imbarazzo della scelta stamane a chiamare qualcuno di qualche parte, c'era la fila. Sì, infatti, solo l'imbarazzo forse, oggi più che l'imbarazzo. Allora, volano i 5 Stelle, votano anche, Salvini batte Berlusconi, il PD crolla, grande risultato della Lega, te l'aspettavi? Ma in parte sì, nel senso che erano dei risultati che erano in qualche misura... Sì, no, però dai. No, di questa proporzione no, poi il fatto che comunque il paese non sia oggi facilmente governabile è un dato che era stato in parte previsto, salvo coalizioni improprie, diciamo così, e comunque apparentemente che non sono stati esclusi prima, ma poi dopo l'esito magari ritorneranno di moda. Diciamo che il dato è abbastanza chiaro, nel senso che comunque hanno vinto quei messaggi chiari da un punto di vista politico delle cose da fare, ha perso un messaggio che è stato più forse proteso verso la gestione del potere, la gestione dei rapporti personali, la gestione della frammentazione interna, e hanno vinto coloro che con messaggi semplici, in un momento difficile forse per la comunità e il paese, sono arrivati in maniera più diretta. Matteo Giusti, presidente CNA Pisa, buongiorno anche a te, ti chiedo subito un'analisi velocissima sul dato elettorale che sta uscendo. Ma innanzitutto ha perso la coalizione che governava, come succede da 20 anni. Quindi chi governa? Eh sì, probabilmente l'Italia ha dei problemi grossi,
che richiederebbero anni di governo costante, e noi italiani non siamo abituati a, quindi a dare l'opportunità. Quindi a questo giro toccare al centro-sinistra, al prossimo dice al centro-destra, registro, se governerà. No, non lo so, il registro che da 94 a ora chi governa perde le elezioni, perde successive. Le elezioni. Sicuramente poi i movimenti un po' più populisti o di destra, se si guarda le elezioni degli ultimi anni in Europa, riscuotono consenso, evidentemente intercettano delle insicurezze. Facciamo un giro veloce. Gabriele Masiero, è un dato politico, il patto del Nazareno è stato rimandato a casa, Berlusconi e Renzi bocciati su tutte le linee. Beh, sicuramente è questo il dato. Sì, il governo delle larghe intese è stato bocciato nelle urne. Adesso c'è da capire. No, ora mi pare tutti i principali quotidiani stamani abbiano riassunto per com'era quando siamo andati a letto e per com'è la situazione stamani, che così c'è o c'è una maggioranza spuria abbastanza inimmaginabile e smentita dai diretti interessati fino a poche ore prima del voto tra 5 Stelle e Lega, o se no trovare altre maggioranze solide in Parlamento è davvero molto complicato. Simone Vanni, sei a Tirrenia con la tua nazionale, Bebe Via e tutti gli altri, li raggiungerai tra poco, grazie di essere venuto, sei nella veste ufficiale, da allenatore, da tecnico, sono da mister. Nella veste ufficiale, sì, ho chiesto un permesso per ritardare gli allenamenti. E io ti ringrazio molto. Perché siete a Tirrenia? Siamo a Tirrenia perché abbiamo la Coppa del Mondo venerdì, sabato e domenica. Dove? A CUS in via del Brennero, per noi pisani. E la Coppa del Mondo, quindi una tappa della Coppa del Mondo. L'Italia come si presenta? Sempre fra le elite? L'Italia si presenta bene, anche perché avremo il fioretto femminile a squadre, reduci dalla vittoria ai campionati del mondo, e quindi questa è la prima sortita. Lì non c'è il ballottaggio, lì vinciamo noi. Però sei anche un uomo che ha dato come dire, qualche segnale, qualche contributo alla politica. Come la giudichi? Questa mattina ti sei alzato male, bene? No, male. Male? No, male. Male. Io sono del fatto che o si vince o si perde. Noi abbiamo perso questo giro. Cioè, non siamo riusciti. Il centro si sta perso. Il centro si sta perso. È inconfutabile, insomma. Basta secondo me è inconfutabile, anche perché... Ne basta vedere i dati. Al di là di vedere i dati... Ma secondo te sarebbe bene Renzi a dimettersi? Questa è una valutazione che devono fare lì a Nazareno. Secondo me... non essere riusciti a tenere tutta quella percentuale di voti è una sconfitta, secondo me è una sconfitta pesante. Sì, è sotto il 20%, sotto la soglia psicologica del 20%, insomma, è difficile continuare dal punto di vista numerico ostinarsi a mantenere un partito che evidentemente non insomma, anche ha perso nelle urne anche la scelta del partito leggero, dei fedelissimi, insomma, perché Sì, va con la pattuglia parlamentari che obiettivamente poi lo vedremo nei collegi lo vedremo. Insomma, residuale. Enzo Banti, il Pisa perde a Cavorrano, non ti faccio parlare di politica se mi fai arrabbiare di mattinata. L'hanno già detto loro. 5 Stelle, dai, anche loro. Ha fatto tutto da sé. No, fa tutto da sé. Te hai votato 5 Stelle, mi hanno detto. Io ho votato, non mi pare a me. Non fare il furbo. No, io sempre. Io sono stato socialista, quindi sono. E quindi hai votato socialista? Socialista. Ho votato una linea che è vicina al socialismo. Cioè, come vicina al socialismo? Vai, su, cavolo dici. Comunque, se pezzo a Cavorrano, Enzo. È pezzo. Allora, il nostro amico Giancarlo. No, Giancarlo è un amico, ma poi Il Ponzacco è primo in classifica. Qui c'è un dirigente importante del Ponzacco. Come si fa allora? Ha superato la Serra Emesa, vola verso la C. Ho portato io Ponzacco in C2. Il prossimo anno con lo stadio nuovo, Pisa Cavorrano e Pisa Ponzacco. A parte quello, è bene che sia Ponzacco, perché mi sembra giusto che Ponzacco ha una tradizione. Vai, anche di calcio. Veloce. No, quindi dicevo, il Pisa Favarì era la popola studiata. No, Favarì ha studiato il Pisa, come l'ha andata, ha pareggiato, e vuol dire che ha fatto una partita talmente tatticamente perfetta. Bravo Giancarlo, quindi. Bravo Giancarlo. Meno bravo, pazienza. Certo. Ci vuole pazienza. Gli va dato atto a Giancarlo che c'è una squadra che a livello anche di costo, diciamo. È già parlato troppo secondo me. Allora, ritorniamo in questa fase. Paolo Ghezzi, intanto a livello di tempo, di situazione,
come siamo, perché l'anno si alza, si abbassa, si alza, si abbassa. Parliamo del tempo, dai Paolo. Parliamo del tempo. No, è più o meno è meglio parlare del tempo, nel senso che è più rassicurante il dato, nel senso che, come ho detto già da sabato mattina, non ci sono problemi per l'Arno, sono le acque. C'è l'allarme giallo nei prossimi giorni. Nei prossimi giorni tornerà a piovere, vedremo se saranno diramate delle allerte, ma per ora è tutto sotto controllo, quindi non ogni volta che piove dobbiamo essere lì a... No. Ecco, perché sennò poi viene una psicosi. Qua c'è da dire che le cose vanno seguite, in questo momento per adesso è tutto sotto controllo. Senti Gabriele, a livello locale secondo te il risultato nazionale quanto influirà? No, influisce quello locale, sul dato locale, perché se vediamo quello che abbiamo visto sui telefonini, sì, perché Matteo Giusti è in collegamento diretto con tutti i seggi, cioè, il testa a testa Ziello Sbrana con i candidati del PD è già la Fedeli esce sconfitta. Un significato la politico che prende... Io credo che il PD abbia oggettivamente tutta la responsabilità di questo insuccesso, sia a livello nazionale che a livello locale, e ne dovrà trarre le conseguenze. Quindi, il segretario nazionale, in ambito locale, anche però il dato locale è quello che è, cioè Pisa è ormai una città dove il PD non è più prima forza. Mi pare anche estremamente deludente il dato di Liberi Uguali di Fontanelli. Evidentemente anche la somma dei due dati non è così soddisfacente. Vedo con fatica una conferma del centro-sinistra al comune a questi numeri e in questo stato, anche perché si continua a parlare del nulla, visto che il centro-sistra non ha ancora presentato né il programma politico, né... Non so, il centro-destra pure è un po' in ritardo. Però almeno che idea abbia alternativa un po' la conosciamo, e forse anche il candidato sindaco. Del centro-sinistra non conosciamo nulla, neppure se si presenterà unito alle elezioni. Matteo, anche a te la domanda: il dato nazionale secondo te obbligherà a livello locale a fare altri ragionamenti uscendo da queste? Sono due elezioni molto diverse. Vabbè, sicuramente c'è un trend a favore dei 5 Stelle e del Polo della Libertà, della Lega in particolar modo. Rispetto alle volte scorse ci sono secondo me alcune differenze marcate. Centrodestra ha un gruppo dirigente a Pisa e nella provincia che ci crede. Molte volte abbiamo avuto dei candidati alla carica di sindaco per il centrodestra che erano candidati perché uno ci voleva e si prestavano a fare la battaglia di servizio, ma non hanno mai pensato fino in fondo che Pisa fosse contendibile. Pisa è contendibile se guardiamo le elezioni comunali in Toscana. Negli ultimi 3 anni, in tutte le grandi città, in tutti i capoluoghi, il centro-sinistra non ha vinto. Che si chiami Carrara, che si chiami Prato, che si chiami Livorno. Quindi cioè, i segnali erano già arrivati. Sì, Pisa è contendibile sicuramente se il gruppo di Forza Italia e della Lega ci crede, come ci ha creduto a Cascina o da altre parti, avremo una campagna elettorale bella intensa. Con la Lega che tirerà il gruppo, ovviamente. Sicuramente c'è il gruppo, diciamo, Ceccardi che sicuramente... Eccoci Tony Manero da noi, buongiorno. Buongiorno, eccolo là. Siccome oggi i risultati hanno indotto il Bar Enrico dal cappuccino a passare al macchiato. È ridotto, la riduzione è evidente. Venga signore, venga, c'è un caffè se vuole, lo vuole? Glielo offriamo volentieri. Lei ha votato ieri? È contenta? Sì o no? Non è. No. Vai Matteo. Non sta piangendo. quindi c'è questa novità di una Pisa contendibile, come sono contendibili ormai tutte le città. Se centro-sinistra perde Livorno e Prato, non ce n'è più, insomma. Non ci sono più fortini. C'è un gruppo. Vai. No, prego, concludi. C'è un gruppo dirigente che sicuramente farà la campagna. Ci sono i 5 Stelle che faranno la campagna col coltello fra i denti, e
ora il pallino l'ha molto il PD. Cioè, quindi ti dice PD... anche chiunque candida 5 Stelle comunque quel risultato lo raggiungono? O no, il candidato a livello di elezioni comunali e amministrative è diverso? La campagna elettorale, quando si pensa che comunque il risultato finale sia scontato, si fanno un modo. Quando si pensa di poter essere veramente il sindaco eletto, certo, si fanno un altro. Questa volta la campagna elettorale a Pisa sarà vera. L'ultima cosa, ora il pallino l'ha molto in mano il centro-sinistra e il PD. Non è che si può stare altri 15 giorni a aspettare di capire chi è il candidato, Paolo, no? E qual è la coalizione. Ma noi, sai, lo chiediamo da mesi e mesi e mesi il candidato sindaco. Poi concordo sul fatto che le elezioni amministrative sono molto molto diverse da quelle politiche. Sicuramente non ci sono più... Quindi ti aspetti in questi giorni che il PD esca fuori allo scoperto e dica il nostro candidato è questo? Beh, io mi auguro proprio di sì. Diversamente sarà anche difficile poi avere una coalizione vera. Però sei disponibile? Io non faccio parte del Partito Democratico. Cioè, può anche sceglierti, lo so Paolo, difficile, ma possono anche sceglierti, possono dire Paolo ce la fai. Loro stanno cercando un candidato all'interno del Partito Democratico, io però dico che spero nei prossimi 2 mesi che si riesca a parlare delle cose che riguardano la città, delle cose fatte, di quelle che ancora devono essere completate, di quelle che ancora devono essere avviate o modificate anche solo nell'impostazione. Sarà una campagna molto diversa e sicuramente avrà uno strascico il risultato dell'elezione politica, concordo anche nell'analisi di chi corre sul serio, però sono anche convinto che contano molto le persone che si spendono localmente e le persone hanno una credibilità, un seguito, delle cose da raccontare che non sono gli umori nazionali su cui poi ieri si è comunque, diciamo, indirizzato un voto. Gabriele, la tua riflessione, se vuoi fare una domanda anche a Paolo. Una cosa, siccome dopo poi è tutto più semplice e chiaro da capire, noi questa cosa, devo dire, l'abbiamo anche un po' scritta in questi giorni sui giornali, ma insomma la scelta del gruppo dirigente nazionale del Partito Democratico e direi locale, che se l'ha subita peggio per lui, insomma, sulle elezioni politiche è stata bocciata nelle urne, ma si rischia, dopo il capolavoro, lasciatemelo dire con ironia, di aver bruciato un premier, una ministra dell'istruzione, il capogruppo regionale, il segretario provinciale, addirittura di bruciare la povera sindaca di Calcinaia, che era la terza scelta per l'uninominale, sì, bruciata, del primo partito, sembra, del territorio. Siamo bruciata, veramente alla follia di un partito che ha completamente perso la barra di governo. Detto questo, Paolo diceva che sperava nei prossimi 2 mesi di avere programma e candidato. Io ho una domanda, vai, diretta: se ci fossero primarie di coalizione partecipereste alle primarie? Noi abbiamo detto di no, nel senso che le primarie di coalizione hanno un significato innanzitutto quando c'è una coalizione, e questa al momento è ancora tutta da individuare. Beh, quello però che potrebbe essere, di fatto c'è, perché si parte da quella esistente. No, i tempi oppure... non sono più maturi per fare tanti giochi, qui bisogna scegliere se si va insieme e con chi. Altrimenti è bene che ciascuno faccia la sua corsa, convinto della propria forza, convinto delle proprie idee, della propria, al limite, anche confusione, che può essere, per qualcuno si vede un valore, per noi non lo è. Noi a questo punto, o molto molto velocemente si arriva a definire chi è il candidato sindaco del centro-sinistra, e altrimenti proporremo comunque la nostra esperienza di lista civica, che da 15 anni esiste, c'è ed esprime persone credibili, e poi dovremo andare a vedere cosa succede. Fammi capire, Paolo, quindi se non succede quello che anche Gabriele diceva, ipotizzava, voi sareste disposti come lista civica a presentarsi come soggetto, come candidatura di una lista civica con te a capo del sindaco? Cioè, ti candiderai a candidata a sindaco? Innanzitutto non è detto che debba essere io, ne abbiamo diverse di persone che possono essere proposte, però è anche vero che le liste civiche hanno bisogno di un percorso chiaro su cui lavorare, su cui proporsi e su cui aggregare. Se questo percorso non c'è o arriva all'ultimo mese, le liste civiche non riescono ad essere efficaci, nemmeno se esistono da 15 anni. E quando io vado a parlare con qualcuno e voglio mettere la mia faccia di fronte a qualcuno, devo sapere con chiarezza qual è il percorso, chi sono le persone per cui vado a spendere la mia credibilità e la mia esperienza di 15 anni. Ho bisogno quindi di sapere ormai in maniera molto chiara, ma lo sanno benissimo tutti i dirigenti del Partito Democratico, l'abbiamo scritto, detto, non è una novità, non è niente di nuovo, abbiamo bisogno di sapere con quale coalizione, se esiste una coalizione, andiamo a raccontarci alla città, oppure andiamo a raccontare ciascuno le belle cose che abbiamo fatto, che sono tante,
e spero che parleremo di quello, spero che parleremo delle cose fatte, che i cittadini, pur comprendendo che esistono tanti aspetti su cui è necessario avere maggiore incisività, però sappiano capire quali sono i compiti di un'amministrazione locale, i compiti di un sindaco e di una giunta, e sappiano riconoscere all'interno di quei compiti anche ciò che era 5 anni fa, 10 anni fa e ciò che è oggi. Simone, insomma, ha ragione Paolo, come dire, oh, ragazzi, o usciamo allo scoperto, se no altrimenti noi all'ultimo giro non è che possiamo come dire, essere di nuovo propositivi e forse determinanti. Se no ci presentiamo, ci mettiamo la faccia noi e diciamo ragazzi, allora io sono qui disposto anche a mettermi in gioco, cosa ne pensi? Io, ritornando anche a quello che aveva detto prima, sono sicuro che il PD si presenterà unito, perché ora se no vuol sicuro, dire, addirittura? Io sono sicuro, perché guarda, non è possibile fare altrimenti. Unito di quel che resta, chi resta, chi rimarrà, dovrà fare unione e dirigente, con Renzi dimissionario, con il gruppo dirigente locale dimissionario, Parrini e perché insomma la sconfitta è anche in Toscana, quindi la sconfitta di Parrini, di Mazzeo, ma è difficile immaginare, come auspica legittimamente Ghezzi, che da qui a 3 giorni questo PD si svegli dal letargo e vai Simone, concludi il tuo pensiero. Sì, è vero, ma ora, no, cioè, ora c'è bisogno questa anche di questo. Da dove arriva Simone? Arriva perché bisogna imparare da quello che, cioè, è appena questo successo. Questo schiaffo è talmente forte, forte che non è possibile non imparare da quello che è successo, sennò vuol dire lasciare la città agli altri. Lasciare la città agli altri e vivere senza imparare con quello che è appena successo. Nella vita questo dobbiamo fare, si sbaglia, è vero, succede, da quegli errori però si riparte. Ma perché pensi questi che ci sia errori una figura, ci devono insegnare, una questi errori che... ci devono insegnare a andare avanti, a capire come poter vincere e non lasciare la città. Giustamente Paolo ha fatto le sue analisi, quelle sono le sue condizioni, e il PD dovrà valutare anche questo, perché quella di Paolo è una lista civica importante, certo. E quindi dovremo cercare, qui dico una cosa po', ma per vincere a Pisa, perché poi ora in questo momento, se vogliamo dare continuità a tutte le opere che sono state fatte, alle opere che dovranno essere fatte, dovremo per forza trovare una soluzione. Una di quelle soluzioni, secondo me, si parte dall'unione della sinistra. Però Pisa. Il gruppo dirigente deve andare a cassa, Simone. No, il gruppo dirigente dovrà fare una valutazione per vedere cosa converte. In 4 anni ha perso quasi tutti i comuni, ora vuol perdere anche Pisa? Secondo me si può non perdere Pisa anche con questo gruppo dirigente. Queste sono valutazioni che poi verranno fatte all'interno del. Basterebbe non ci occupare, bellina questa. Allora Enzo, senti Massimo, io come ti avevo detto mi aspettano in palestra. Sì, cosa fai stamattina? Stamattina abbiamo simulazione della squadra, se ti interessa. Simulazione. Perché abbiamo... C'è un'altra Bebevia all'interno della tua nazionale? Bebevia ce n'è una sola. Vincente. Abbiamo diversi ragazzi, vincente. Diversi ragazzi che stanno crescendo. È difficile trovare tanti ragazzi disabili che vengono a fare scherma. Stiamo cercando di spaziare un pochino, perché abbiamo bisogno di numeri più importanti per dare continuità a questi grandi risultati. Ad ora abbiamo trovato qualche ragazzino interessante. Certo, i risultati che hai ottenuto te, Bebevia e gli altri avvicinano, come dire, avvicinano anche, e danno speranza anche a persone che dicevano e ora che faccio, non sì, ce la faccio. Invece, voi date un'opportunità straordinaria, insomma. Loro si danno un'opportunità straordinaria. Vabbè, noi siamo voi lì che, cioè, voi che diamo gli curate, strumenti. Oh. Sì, è vero, ma noi diamo proprio gli strumenti. Loro si autodanno l'opportunità di uscire dalle case e fare. Ma sei un CT rompiballe oppure come se sei. Non hai idea quanto. Eh? Non hai idea quanto. Sì, eh? Sì. Cioè, appena ti vedono ti temono. Sì. No, mi temono. Ma sono carota, però... tutte due, la domanda banale del bravo giornalista. Una bella carota dura. No. Sì, sono c'era... abbastanza severo e non l'avrei mai detto. Qualcuno che diceva ce l'aveva duro, poi è arrivato un fondo. Sì. Che c'è? L'ho già preso io per portarlo. Dove? A fare il consulente e te subito me lo vuoi. Tu non hai capito? No, nessuno ha capito. Ho detto, vieni a me, poi va via, così li facciamo sentire la tua opinione. Carillo la pagherà.
Guerra, club e giocatore Ferri Corti, Corrado attacca, è un caso vergognoso, ci tuteleremo. Il procuratore, vogliamo scuse pubbliche. Allora, siamo alla tanto per cominciare anche, no, ma rispondi, anche il Livorno. Ma gira intorno. Ma il Livorno è stato contestato. Ma che c'è Livorno? Ti ho domandato Carillo. Ma sono due squadre. Ma il Carillo, ho capito, ognuno la vede come gli pare lì. E poi te la chiedo a te, infatti. Che ci posso fare io lì? Vabbè, allora lasciamo perdere. Ma cosa di la tua, di la tua. Non hai voglia di esporti, lo vedi? Ma io ecco, non ho voglia di espormi. Io intanto la partita non l'ho vista, sicché non posso. Ma che cazzo la partita? Carillo non ha giocato, no, ma che dici? Allora, io non l'ho vista e qui non sapevo che non aveva giocato, l'ho saputo ora io. Scusa, e come siamo arrivati? Conosco la vicenda. No, non conosci la vicenda. Io parlavo del Pisa, però anche Livorno non è che aveva 10 punti di vantaggio. Ma che c'è Livorno? Livorno e Pisa è una squadra che cerca di andare in Serie B. Senz'altro può, secondo me ci può andare, e Livorno però ha perso tutto, è stato contestato addirittura da tutti. Ma lo cambieresti allenatore? Sì o no? Secondo me non so esattamente all'interno cosa c'è, però chiaramente sembri un politico, se rispondi come politico. No, io voglio dire, l'allenatore è lì, l'hanno messo lì, se ora non va bene lo mettono più là, no, andrebbe cambiato ora, certo. Però è una cosa che il presidente e la società che deve fare. Certo. Simone, grazie di essere venuto, davvero so che ti aspettano, te hai chiesto il permesso, grande nazionale. No, io volevo fargli i complimenti a Simone perché ha fatto un grande lavoro e lo sta facendo ancora e lo farà. Vi vengo a trovare sicuramente da qui a venerdì. Sentiamo con grande piacere, poi ci dobbiamo vedere venerdì serata, credo. Le riceverete anche in comune, Paolo? Facciamo tutto quello che è necessario e possibile. Sarebbe bello, no? Che ci fosse. Bellissimo, infatti bisogna parlarne un attimo, è un'occasione che dobbiamo utilizzare per dare un messaggio molto importante e positivo. Sì, infatti, no, siamo sempre andati in comune, quest'anno facciamo con l'università che ci aveva chiesto. All'università lo fate? Sì, facciamo la conferenza stampa all'università, però insomma il comune ci ha sempre sostenuto e l'opportunità che diamo a Pisa, mi dilungo un attimo, tanto il CT me lo perdonerà. Lo dice a se stesso. È un punto importante anche perché tutte le volte che veniamo a Pisa di solito invitiamo una classe di ragazzi delle elementari a seguire gli allenamenti, che domanda bello. Ai ragazzi. Poi prossimamente cercheremo di calendarizzarla bene, però per ora lo facciamo così. Date orari, Simone, anche per chi ci ascolta. Da venerdì al CUS in via del Brennero, dalla mattina cominciano le gare alle 9, finali intorno alle 17, 17-18 le finali, domenica le finali intorno alle 15. Quindi venerdì, sabato e domenica sono venerdì, sabato e domenica, sì. E le finali domenica. Le finali sono tutti i giorni perché le gare sono giorni, diverse categorie maschi e femmine. Cioè l'ultima giornata è domenica. L'ultima giornata è domenica. Bene. Con in bocca al lupo, Simone, grazie di essere venuto. Grazie a voi. Ciao. Allora, Enzo, avvicinati così non lasci la sedia. C'è altri dati, Matteo, visto che stai controllando, Siamo fermi a 460 sezioni su 512 per il Senato a Pisa. Siamo già a un dato oggettivo importante, no? Sì, lo scarto è sempre recuperabile, ma è difficile. Cosa ne pensi di questa di quello che diceva Paolo, insomma, perché anche la CNA è un'associazione che guarda con interesse la politica per quello che delle risposte che dà rispetto alle esigenze che quelli che te rappresenti ti hanno di fatto dato il mandato di mettere sul tavolo. Come la vedi? Come la vivi? Cosa ne pensi? È chiaro che noi siamo sempre interessati a chi governa, che sia un comune, una regione o lo Stato, perché per tutelare gli interessi dei nostri associati dobbiamo interagire con loro per far sì che le leggi o i regolamenti siano in linea con quello che noi riteniamo sia l'interesse delle nostre imprese, e abbiamo anche la presunzione che l'interesse dei nostri imprese sia l'interesse del paese. Dopo quei due appuntamenti alla CNA con i candidati a Camera e Senato, a Senato te l'aspettavi questo dato elettorale? Ma io avevo a livello personale la sensazione che ci fosse molto malcontento, non capivo se sarebbe stato indirizzato sul Movimento 5 Stelle o su altre formazioni. Quando ho visto che l'affluenza ieri, mi sono convinto che il risultato per la coalizione di governo uscente non sarebbe stato positivo, perché normalmente
ripeto, la mia visione è che insomma, chi governa in questo momento prende gli schiaffi. Sicuramente il dato che fa riflettere è che il valore aggiunto della comunicazione del segretario nazionale del PD non c'è stato per nulla, anzi forse è stato negativo. Lo dice uno come me che sinceramente dà anche un giudizio positivo dell'operato di Renzi in questi anni. Sicuramente. Cioè quindi per la prima volta non ha saputo comunicare? Io ho questa sensazione, credo il fatto che gli ultimi due giorni abbia detto, dopo non averlo detto in tutta la campagna elettorale, che Gentiloni sarebbe stato il premier, quando molti sondaggi dicevano che era importante indicare il premier. Cioè non è mai uscito da questa, lo farà lui e lo farà un altro se vince. È uscito gli ultimi due giorni, l'ultimo due giorni perché è poi stato un errore secondo te? Sì. Gabriele, dimmi. Sì, sì, no, ma c'è. Cioè, che lui però non lo abbia detto. Che lui non lo abbia detto che il Gentiloni era premio perché di fronte a un buon risultato elettorale avrebbe fatto lui, è poco ma sicuro. Che molti gli dicevano, sondaggi alla mano, che era necessario indicare Gentiloni o comunque una persona differente. Credo anche, però, insomma, che comunque c'è una legge che al di là dei risultati di oggi non avrebbe comunque potuto matematicamente dare una maggioranza chiara, perché con questa legge o qualcuno prende il 45% dei voti o non governa da solo, quindi poi le candidature premier erano tutte virtuali, perché poi quando si fa un governo di coalizione. Vabbè. Spero solo che non comandi tanto Putin, che vedendo chi ha preso seggi e voti, insomma, sono forze che hanno rapporti abbastanza stretti con degli stati che non sono propriamente in linea con i nostri interessi nazionali. Allora, noi abbiamo cercato di collegarci con un candidato del Movimento 5 Stelle, però ha risposto alla nostra regia che non possono parlare. Quindi, perché c'è la conferenza stampa che è intorno alle 11 di Di Maio, evidentemente fino a quel momento lì parla solo lui. Di Maio. Paolo, pigliamocela così, dai, arrivi. Ubi Maio, Mino Cesare. Gabriele, onestamente, che quadro pisano rappresenta? Allora, ci sono tre candidati, che è la Trofa, Maria Chiara Zippel e Antonio Veronese, e la Valeria Marianelli, quindi sono quattro candidati. Manca quello del PD e del centrodestra. Diciamo il centrosinistra. C'è anche quello del 5 Stelle, Gabriele Amore. No, ma ancora non è. Perché dovevano fare il meetup, però uno è largamente più maggioritario. Vabbè, ma insomma, Di Maio aveva già detto più o meno ufficiosamente. Parli con loro, ti dicono: no, fino a che non vengono fatte le votazioni, non si può dire. No, votazione nazionale. Certificazione. Certificazione, perché la votazione c'è e stata. Quindi, Gabriele Amore, come la vedi? Che scenario prevedi? L'ho detto prima, si tratta di capire quale coalizione alternativa al centrodestra ha un candidato indicato. Chi è? Michele Conti, abbastanza noto che almeno Lega e Fratelli d'Italia sono pronti a sostenerlo, un po' meno Forza Italia, ma mi pare che esca ridimensionato dalle urne, quindi deciderà la Lega in questa partita. Io credo di sì, se non in modo così brutale come quindi la Ciccardi deciderà lei. Ma io credo che insomma se si cercherà una figura come appunto è quella di Michele Conti, che accomuna tutti, anche se Forza Italia rivendicava una visibilità, però insomma poi dicevamo per il centro-sinistra il voto dell'elettore, la Bonsangue passa sul plurinominale, mi sembra difficile. È veramente beh, insomma è capolista con un gioco di resti, potrebbe passare. Se non passa potrebbe essere lei la candidata del centro-destra. Il candidato del centro-destra è Michele Conti, a meno che non si dai questa notizia ufficiale. Michele Conti tre volte. Io quando le scrivo sono sì, ho capito, ma Michele Conti ha detto se convergono tutti i partiti della coalizione bene, se no no. Sì, della coalizione, però due su tre hanno già manca Forza Italia e la quarta gamba, insomma. Sì, la quarta gamba. Raffaele La Trofa di che partito è? Non lo so, dimmelo te. Io non lo so. Ha detto era del centrodestra, il centrodestra mi pare gli abbia risposto picche all'unisono, mi pare che faccia segnato una lista civica, rispettabile, ma ad una lista civica fuori dalla coalizione. Perché anche su questo poi Paolo l'ha spiegato bene prima, va capito, perché insomma le forze delle liste civiche
sono importanti soprattutto nel, nel voto amministrativo come traino a partiti più strutturati. Oddio, oggi partiti strutturati anche a Pisa ce n'è pochini, però insomma Fontanelli conquisterà MDP che è forza di governo uscente con invece quel pezzo di Liberi Uguali che è all'opposizione, non è proprio un quadro semplice. Rischia di non passare anche Paolo secondo te Fontanelli? No, Fontanelli non passa di sicuro, c'è cioè il 4%, passa. Dove va? Passa da casa. I dati ufficiali vediamoli. No? Io ma ce l'abbiamo del Ministero dell'Interno. Ora ragazzi, va dai, bene tutto. 4% di Fontanelli inviato alla Habana. Come fa a passare l'uminale? Io non so se ha il paracadute pluriluminale, ma mi pare che appunto, chiedevo questo. Capito, ma c'ha 2-6 senatori forse l'EU. Sono andato a letto ieri stanotte che c'aveva tra 2-6 senatori. Quindi potrebbe essere una mina vagante per Pisa secondo te? No, potrebbe essere un possibile candidato sindaco. Appunto, dicevo in questo senso. Beh, se vuole, lui ha sempre detto, se me lo chiedono, io dubito che glielo chiederà il PD, però... Di questo penso anch'io. Forse glielo chiede Paolo Ghezzi, glielo chiede. Non lo so, questo Ghezzi. Ma io sono qui in incognito. No, ma sono tutti scenari che andranno visti con i dati ufficiali, quelli finali. Paolo va in pensione o si rimette in gioco? Non saprei. Paolo ha sempre detto, ma da un po' di tempo, che amava ritornare a Pisa e fare il nonno. Però non so dire quanto un politico di carriera ha questo sentimento. Come sei stato vicino a Paolo, Paolo? Beh sì, mi ha dato lui l'opportunità di fare una bella esperienza, abbiamo continuato a essere amici, è una persona sicuramente che a Pisa è ben voluta, a cui molti vogliono bene, ha fatto bene da sindaco, come credo che in fondo questa grande distinzione fra ciò che era la sua impostazione di città e ciò che è stato fatto poi nei 10 anni successivi si legga proprio con difficoltà, insomma vedo con difficoltà anche questa diatriba e questo distacco fra queste forze, ma questa è la politica, l'amministrazione è un'altra cosa e quindi io mi auguro che poi prevalga l'idea di poter dare una continuità al lavoro che è stato svolto negli ultimi 20 anni con i dovuti correttivi che i tempi che sono cambiati impongono. Gabriele, vai, no, dai, poi dai. È vero il discorso della, comunicazione che faceva mi pare Matteo prima, Fontanelli ha sempre parlato di discontinuità, ora francamente credo che tutto si possa dire dell'elettorato, ma ormai l'elettorato è maturo per capire, per leggere, per confrontare, immaginare che chi ha detto per settimane sui giornali che bisogna avere discontinuità, come chi ha detto dentro il PD non farò mai il sindaco, poi perché non è andata bene quell'appuntamento, non sei stato designato a cuore per quell'appuntamento, analogico debba essere il ripiego, però... abbiamo visto con la povera Lucia Ciampi che il ripiego non funziona, insomma, ma non per colpa necessariamente della candidata o del singolo candidato, perché credo che le persone abbiano voglia anche di poter scegliere su una chiarezza di fondo che è quella che diceva Ghezzi, però certo quando sento di dire di qui a 2 mesi, fra 2 mesi probabilmente si vota. Ho capito, ma serve costruire almeno un programma che non sia... Ma il programma, guarda che il programma c'è, un programma c'è, poi bisognerà trovare i punti di convergenza. Il programma esiste, c'è, non è quello il punto. Il punto è chi interpreta questo programma. Il programma c'è. È il programma, una gran parte di programma ti assicuro che c'è. Manca quello che invece è la proposta chiara di chi deve interpretare come primo violinista o direttore d'orchestra questo programma, e non è una cosa scontata, cioè, perché mi le stai dicendo, perdonami, molto nelle perché persone. Tu sei vice sindaco uscente, quindi, e mi sembra di capire con la tua forza politica di candidato, voi avete in mente già e delineato la Pisa dei prossimi 10 anni, perché non lo sa nessuno a Pisa, se ce lo dite ci aiuta. Lo diremo quando ci sarà la campagna elettorale, ma pensare che non si stia lavorando per un programma sarebbe come pensare che chi si sta proponendo in antagonismo al centro-sinistra non stia lavorando su un programma. Ma infatti stiamo lavorando nell'alternativa, conosciamo i programmi. Non è che non li conosciamo, io dico Veronese, ma anche del centro-destro, ma che programma hanno? Quali sono i programmi? Dicono chiaramente ma sono tutti molto simili. I programmi locali non hanno grandi differenze. E il punto è partire dalle cose che davvero sono state fatte, quelle che servono a una città, e io non penso che
al di là di alcuni punti di grande discontinuità che ci vorranno, ma non è la discontinuità intesa come ciò che è stato fatto non va bene, è che i tempi cambiano e cambiano le esigenze, quindi non è una discontinuità. Beh, insomma, un po' di novità da gestire ci sono, certo. Che futuro avrà il Pisa Mover, che se è capito da solo non regge, che futuro, la vicenda per esempio dello stadio, in che tempi e con quali modalità. Tu pensi che il problema della città sia lo stadio? Io non credo, credo che sia un problema da risolvere da tanti anni, ma dire che la campagna elettorale a Pisa si fa sullo stadio, penso che si possa pensare a qualcosa di meglio per questa città prossimi 10, 15, 20 anni. Poi lo stadio, che significa riqualifica di un quartiere, è un problema centrale per un pezzo di città, ma non credo e spero veramente che la campagna elettorale si possa fare su tanti aspetti, compreso lo stadio. Diteceli però, perché per ora ci dite che abbiamo fatto bene in questi 10 anni, nei 10 anni di Fontanelli, ho capito, tanto bene, 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 proprio no, perché poi i partiti che rappresentano quella coalizione a tutte le elezioni perdono. Allora, forse c'è anche un giudizio negativo della città. È probabile. Questo forse bisogna anche cominciare a prenderlo in considerazione. Matteo, con la CNA cosa farà in questa situazione, in questa frenia? Starà lì alla finestra a guardare, dà delle dritte, delle indicazioni? Ma noi non ci schieriamo ufficialmente, come è normale, anche perché quando hai 5.000 associati in provincia di Pisa sarebbe sciocco da parte mia pensare di poterli schierare, ognuno ha il suo cervello e ragiona. Noi sicuramente, come abbiamo fatto per le elezioni politiche, spiegheremo ai nostri associati quello che abbiamo visto in questi anni, chi è stato un punto di riferimento per noi, chi ha fatto provvedimenti, regolamenti, delibere, leggi che sono andate nell'interesse della piccola e piccolissima impresa, e anche segnaleremo a tutti quelli che si vogliono candidare quali sono le nostre esigenze. Sicuramente per le comunali è molto più semplice, perché di solito chi si candida ha una storia locale alle spalle, quindi è molto semplice dire ai nostri associati se in questi anni è un'interfaccia ci ha ascoltato certo. Se quando abbiamo posto dei problemi li ha risolti o se ne è fregato ampiamente. Come è molto più semplice per i candidati locali fargli capire le nostre esigenze, che poi sono, ripeto, sono molto semplici, sono quello di una città pulita, sicura, Paolo, difficile in certi quartieri lavorare. Una giornata come questa, lavorare. Dove si parla molto di politica, parliamo anche di cose propositive, stanno nascendo i cartelli estivi, visto che anche la delega sul turismo. Cioè, il litorale anche quest'anno offrirà una varietà di proposte, sembra anche abbastanza interessanti, e comunque confermano la voglia di rivitalizzare il litorale anche da questo punto di vista. Sì, negli ultimi 5 anni direi che questa capacità di lavorare insieme è cresciuta molto. Le associazioni, il comune, una serie di soggetti privati che hanno reso disponibile la creazione di un cartellone. Stiamo lavorando, abbiamo fatto già delle riunioni in questi mesi e ne faremo ancora nel mese di marzo per potenziare ancora di più l'offerta sul litorale. Mi sembra che ci siano tutti i presupposti per un'ottima stagione e soprattutto quel clima di lavoro sinergico e comune che alcuni anni fa non rendeva il risultato proprio, come si può dire, eccellente. Oggi invece vedo che c'è la voglia di lavorare insieme, di fare le cose insieme, di non sovrapporsi, di sviluppare attività da Marina a Calambrone, quindi insomma mi sembra un buon risultato questo, e spero che la stagione estiva possa essere un successo soprattutto per gli operatori. Questo è il motivo per cui lo facciamo. Sei contento? CNA sarà presente in queste estate 2018? Il litorale pisano oggettivamente in questi ultimi 20 anni ha avuto uno sviluppo edilizio prima e poi come servizi. Sicuramente negli ultimi anni la proposta di intrattenimento durante i 3 mesi estivi è cresciuta e si deve andare per forza di cose in quella situazione. Direzione, noi faremo anche insieme all'amministrazione comunale una serie di iniziative sul litorale durante l'estate, perché comunque abbiamo molti associati che hanno voglia di confrontarsi con quel settore, con quella visibilità, con quel territorio. Su questo l'amministrazione comunale è stata estremamente disponibile, su altro un po' meno. Enzo, dice Gaggini, chi andrà in campo dovrà farsi un mazzo così, con i silenzi e le poche parole stizzite non si vincono i campionati e non si costruisce il futuro.
un po' meno permalosità e un po' più d'apertura, un po' più presenza, cosa? Ha detto bene. Sì. La società doveva farsi sentire alla fine della partita, l'ha fatto solo per rispondere a Carillo. Ripeto, e la società, c'è un presidente, c'è un direttore sportivo, è un allenatore. E devono capire se certo. L'allenatore oggi ha in mano la squadra, se l'allenatore riesce a mettere in campo la squadra che è più pronta, e quelle sono cose che solo la dirigenza del Pisa. Gabriele, in questa finale di campionato sentire, prendi il microfono Gabri, a tempo debito preciseremo a tutti con dettaglio la situazione, adotteremo le misure adeguate ad un caso vergognoso che oltre ad aver danneggiato la società e destabilizzato l'ambiente ha mancato di rispetto alla maglia, a tutti i compagni, all'allenatore, ai tifosi. Giuseppe Corrado. Sì, il caso Carillo. Vabbè, insomma, parole pesanti queste sono. Sì, anche quelle del procuratore direi. Sì, è un grande professore, soprattutto una persona per bene. Vogliamo scuse pubbliche. Non c'è alcuna possibilità al momento, a oggi, a ieri. Diciamo. Quindi Carillo ha finito la sua storia a Pisa? Io credo che l'abbia gestita male anche qui il club, perché il club è sa con il grosso fuori che alle 20 presenze l'avrebbe dovuto riscattare. Bisognava parlare chiaro. Se è come dice il presidente, se è come dice il procuratore, ancora peggio, perché allora c'è qualcosa che non viene raccontato. Io credo che la società, da questo punto di vista, nella gestione sportiva, l'ho detto anche in una tua recente trasmissione, faccia veramente enormemente fatica, e i risultati lo dimostrano. Siamo alle politiche. Matteo, c'hai altri dati? Dagli il microfono un attimo a Matteo Giusti. Ma qui fonte Ministero dell'Interno. Sì, fonte Ministero dell'Interno. Se c'è qualche sul novità. Sul Senato di Pisa siamo con l'80% delle sezioni scrutinate. E che dice fino adesso? Che Rosellina Sbrana ha il 32% come Valeria Fedeli. Ci sono, quindi siamo ci vicini. Sono 1200 voti di differenza. Prima erano 5000, ora sono 1200. E dipende, come tutte le cose. È chiaro che se i primi dati che arrivano sono quelli di Cascina, una realtà. Certo, è vero anche quello. Mancano 30 sezioni, 30 sezioni sono 15.000 voti, quindi 1.200 voti. Quindi se la giocano al rush finale, la Sbrana e la Fedeli, mentre alla Camera... Fratoianni è a 5,16. Alla Camera andiamo a vedere con i potenti mezzi... Agello sta scrivendo su Facebook che ha vinto grazie ai lettori. Sinceramente penso... che sia, era prima sui 5.000 voti di differenza, e 5.000 sono tanti da recuperare. Sono tanti. Eh no, 5.000 sono tantissimi. Allora, Collegio di Pisa, mancano 38 sezioni che sono circa 18.000 voti, ci sono 5.000 voti di differenza. Che su 18.000 voti espressi Lucia Ciampi ne recuperi 5.000. È difficile. La partita lì è chiusa, quindi onorevole Edoardo Ziello, dovremmo dire, no? Poi come va a finire ora? Mattarella deve dare l'incarico, giusto? Ammesso non concesso che trovi uno che riesce a dire ho i numeri per avere... Mattarella deve dare comunque un incarico esplorativo. Sì. No, la darà a Di Maio sicuramente, o a Salvini. Ecco, ora credo che debba tenere conto del fatto che la coalizione al 36% e il Movimento 5 Stelle al 31-32%. Lì però si gioca, lo dice, conteranno poi i parlamentari se davvero il centrodestra avesse la maggioranza in Senato. Però chi si presenta a Mattarella, e poi chiudiamo, deve dire io ho la maggioranza possibile parlamentare, perché se non ce l'ha con chi lo fa il governo? Si mette d'accordo. Siamo da dove siamo partiti, infatti. Movimento 5 Stelle Lega, perché è l'unica possibile, e quindi finisce il centrodestra, nuova legge elettorale e si va alle nuove elezioni. E chi la farebbe la nuova legge elettorale? Non lo so, addirittura Grassa aveva detto mettiamoci tutti a un tavolino e facciamo un patto costituzionale. Si ritorna alle elezioni, quindi vedresti bene il Movimento 5 Stelle e Lega insieme? Deve essere la cosa più corretta. C'è un Presidente della Repubblica, ma continua ad andare via così, cioè gli fanno a leggere.
E come, ma ci vuole una... numeri, però, ci vuole i numeri prima di vediamo cosa succede. Paolo, che dici? Però sarei contrario a fare un'altra legge. No, sono questi due scenari. Bisognerà capire se il presidente ritiene di dover privilegiare, ma questo sarà anche in funzione dei seggi che saranno distribuiti, la coalizione che in questo momento sembra esprimere la percentuale maggiore o il partito che esprime la percentuale maggiore. In ogni caso, la difficoltà, come si diceva prima, di trovare accordi che non siano, insomma, delle alterazioni della proposta anche elettorale, sicuramente c'è. Quindi non è uno scenario semplice, non è uno scenario semplice. È già accaduto anche in Europa che ci siano state elezioni molto, molto ravvicinate proprio perché non c'era una governabilità. Dobbiamo vedere i seggi prima di tutto per capire se c'è qualcuno che ha una possibilità di governare almeno in una delle due, dei due rami in maniera autonoma, e poi vedere che cosa accade. Ma secondo te ci sarà un governo, sì o no? Ma io penso che poi l'accordo lo trovino, perché lo trovano addirittura. Io credo che tutti abbiano il terrore, al di là delle dichiarazioni, di riandare a votare subito, perché il malcontento sarebbe ancora più alto, così alto che poi non è detto che si incanali dove si è incanalato ora. Non è da dire che se si rivota, sì, ma l'unica alleanza possibile, Matteo, è il Movimento 5 Stelle e Lega, ce n'è altre? Non lo so, tanto vediamo i seggi, perché volendo c'è anche Movimento 5 Stelle e PD. Cioè, se uno deve fare una somma geometrica o aritmetrica, diciamo, per arrivare ad avere un quorum, basta sommare tutti i possibili effetti per vedere quali sono le alleanze spurie. Poi bisogna capire se i leader che hanno fatto una campagna elettorale in un senso sono disposti. Ma questo vale un po' per tutte le alleanze spurie. No, ma Lega no, insomma, qualche cosa in comune l'hanno manifestato. Matteo? Io credo che prima di riandare a votare non credo ci siano le condizioni di cambiare una legge elettorale, perché la storia degli ultimi 10 anni dimostra che, cioè, le leggi elettorali le fa chi sta governando. Chi ha preso lo scranno col cavolo alla Razzi, sì, uno ritorna a casa, trova alzerà la manina per dire no, io sto quello, con loro. Beones, c'è anche quello che uno ha fatto tanto fatica a andarci, venire via subito, prima io vengo via. Però dico anche che fare un accordo per cambiare la legge elettorale è praticamente impossibile, perché poi ogni partito cerca una legge elettorale che va in funzione dei suoi interessi, e qui ci sono interessi talmente differenti. Bene. Credo che tutti abbiano paura di andare dall'elettore e dire non siamo stati buoni a trovare un accordo. In Germania fanno il governo la prossima settimana, hanno votato a settembre. Sicuramente non, la soluzione non si trova in 15 giorni, però secondo me la trova. Gabriele, dobbiamo chiudere, hai un minuto di tempo. Intanto buongiorno signora, tifosissima del Pisa, pazienza ancora sulla panchina o no? No, dai. Che devo dire? No, volevo chiudere, volevo dire qualcosa. No, non so, credo che il Movimento 5 Stelle di Di Maio sia un'altra cosa rispetto a Grillo, e lo si sia visto anche nella scelta delle candidature e dunque degli eletti. Quindi non mi meraviglierei poi immaginare che questo Movimento 5 Stelle sia quello duro e puro ortodosso del Vaffa è un po' diverso. Quindi questo è un partito e si comporterà te, come partito. Faranno l'accordo con la Lega secondo te? Ragioneranno, perché si sono candidati per governare e credo che gli vada riconosciuto il merito di aver vinto le elezioni. Grazie ai nostri ospiti, a Paolo Ghezzi, Matteo Giusti, Gabriele Masiero, Simone Vanni che è andato ovviamente a Tirrenia con la sua nazionale, Enzo Panti, Elisa e Andrea, grazie dalla regia, alla prossima. Senza musica questa? Eh? Senza musica? No, 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 lasciamo la musica oggi.